Luogotenente Taurino, lei al secondo anno di mandato, chiamiamolo, di presidenza dello stabilimento elettorale della Marina Militare a San Vito. Primo anno è stato positivo? Sì, abbastanza. La gente ha risposto bene, i nostri tesserati. Con l'aiuto di tutti e la buona educazione di tutti, l'anno è andato benissimo. A breve ci sarà di nuovo Via, qua lo puoi fare l'apertura, è arrivata tagliare. finalmente l'estate, quello che poi tutti aspettano, gli abbonati, eccetera. Si prevede un grosso afflusso anche quest'anno? Sicuramente quella non scorsa, anzi qualcosa in più. E durante l'inverno ci sono stati molti danni, grazie al meteo che quest'anno non è stato per niente clemente. No, quest'inverno abbiamo vigilato di più, grazie all'ammiraglio che ci ha fatto iniziare a lavorare prima. Quindi un qualcosa in più l'abbiamo dato quest'anno alla spiaggia. Per cui sarà ancora Quello che migliorato possiamo tutto il fare, servizio, eccetera. noi militari e civili di Maricomi, Marigemini, il tutto coordinato dall'ammiraglio Maricomi e con l'aiuto di Marigemini, gli operai civili anche danno un grosso aiuto, quindi Maricomi e Marigemini. L'anno scorso ci sono stati diversi eventi che sono piaciuti a tutti quanti. Anche quest'anno ce ne saranno Quest'anno abbastanza. vedremo di migliorare ancora di più, vedremo con le nuove ditte che sono insediate, vediamo. Che ancora non sapete. Sì, si sa, si sono già insediati da 2 giorni, quindi vedremo. Sui social abbiamo riscontrato, abbiamo letto solo, riscontri positivi nei suoi confronti. Evidentemente, oltre ad aver lasciato la buona impronta, lei è uno sta con Non loro, è insomma, solo sta in mezzo merito a mio, loro. ma del gruppo che l'anno scorso abbiamo lavorato qua e grazie anche agli altri. Poi c'è sempre il supporto del primo che è l'ammiraglio Vitiello e poi a scalare Maricommi e altri. Quindi abbiamo sempre il supporto del nostro ammiraglio che si interessa tantissimo a questa spiaggia. Sì, a parte questo, sappiamo, se Ha funzionato sentendo, il team, ha sì, abbiamo funzionato. sentito diversi abbonati che ci sono, i colleghi e ex colleghi, che sono, oltre a essere contenti dell'operato militare, soprattutto dello scorso anno, perché lì era sempre presente, Sicuro insomma, fino sì, alla sera tardi, ma anche uno quando non c'era. deve stare in ufficio con l'aria condizionata, uno deve girare, ascoltare i nostri tesserati, perché ascoltando si può solo migliorare. Ci Quindi hanno detto che risolveva nel più quello che breve possiamo possibile fare le noi situazioni, militari, certo. si sa, la gente deve rimanere contenta. Rispetto allo scorso anno è cambiato qualcosa o è tutto come prima? Sicuramente miglioreremo qualcosa. Qualcosina Abbiamo miglioreremo. sentito anche che è migliorato anche il parcheggio degli Eh ospiti. sì, grazie alla segnalazione nostra e l'ammiraglio Vitiello, quest'anno hanno iniziato già prima per il parcheggio esterno ad cambiare tutta la recinzione, metterla in Che era sicurezza. Era pericolante. per i colani negli anni. E la zona invece che è verso il mare, che è franosa, in che condizioni Ma quella non è compito nostro, sta? anche Lo so. c'è capitaneria, penso, comune, quindi non mi addentro a queste cose perché non è Certo. compito mio. Lo stabilimento quando aprirà quest'anno? L'11 giugno e chiuderà i primi di settembre. Come sempre, Come insomma. sempre, Allora, non possiamo che augurare un buon lavoro, in bocca al lupo. Siamo convinti che anche quest'anno lei sarà cercheremo un di migliorare, apporto. grazie anche all'aiuto dei nostri tesserati. Il personale è sempre lo stesso o è cambiato? Personale mio team, i due sottufficiali sono gli stessi dell'anno scorso, un sottocapo dell'anno scorso, siamo riusciti ad averlo, quindi il team è quello. Cambiano i ragazzi, ma i ragazzi sa. Cambiando l'ordine dei fattori, proprio non cambia. Quindi non cambia, Allora, ragazzi, va a non ci finire. resta che augurarle un in bocca al lupo Speriamo. e buona A stagione, volte il insomma. lavoro ripaga, come si dice, Certo, ripaga, e se è sempre qui, vuol dire che le cose sono state più che no? Speriamo di positive. rimanere ancora. Va bene, noi la ringraziamo. Grazie a voi.